La ricetta di oggi è polpo alla luciana e composta di patate all'olio. Lui è Pasquale. Pasquale, la... L'aereo. È un buon incassatore. Brava Pasquale. Lo mettiamo subito per il polpo alla luciana dell'olio. Pronto? E su questo, chef. Sì, te lo passo. Poi mettiamo... È polpo alla luciana, va. Poi mettiamo uno spicchio d'aglio privato dall'anima interna, un mazzetto con dei gambi di prezzemolo, e anche un peperoncino. Lo soliamo bene. Quando stavo a Napoli tutti i giorni andavo a pescare i polpi. Appena l'aglio, il peperoncino e i gambi di prezzemolo sono ben rosolati, mettiamo il polpo. Facciamo rosolare bene. E adesso togliamo l'aglio. Che ha fatto il suo dovere. Appena il polpo è rosolato bene, sfumiamo con del vino rosso. E lasciamo che evapori l'alcol. Un polipo di queste dimensioni deve cuocere più di un'ora, eh? Appena l'alcol evapora, andiamo a mettere la passata di pomodoro. Mettiamo del pepe. Essendo una cottura lunga, mettiamo in un fuoco più basso. Con un coperchio. Come per magia. Ecco qua. Il polipo è pronto. Molto goloso come piatto. Ma ci sta bene, secondo me, la patata. Pasqua, oggi non ti sto picchiando, hai visto? La patata all'olio. Semplicemente... È una patata lessa. Una patata lessa, bollita. Si può schiacciare pure con una forchetta. In questo caso ci aiutiamo con lo schiacciapatata. Pure questa ricetta qua c'è una preparazione lunga, ma durante il servizio è molto veloce perché abbiamo il polipo già cotto, lo dobbiamo, per dire, solo riscaldare. La schiacciata di patata è sempre in linea. Ci mettiamo un po' di pepe, un po' di sale. La squale gira e io vado a filo con l'olio. Perciò abbiamo detto patata all'olio. Con due cucchiai uguali, e come sta facendo Pasquale, si ha una forma alla patata che si chiama quenelle, viene dal nome francese. Ecco qua. Dei germogli di basilico possiamo mettere, che va molto bene con il pomodoro. Ed ecco qua il piatto. E buon appetito a tutti. Buon appetito. Non venite, diglielo. E dici, non venite. Buon appetito, ma non venite. Dai, grande.